Benvenuti a tutti, lo avete appena visto, il film è Tutta colpa di Freud, il nuovo film di Paolo Genovese. In prima fila c'è la co-soggettista del film, Paola Mammini, e qui sul palco, insieme a Paolo Genovese, ci sono per Lotus Marco Belardi, Medusa Film Giampaolo Letta, i protagonisti Laura Adriani, Anna Foglietta, Marco Giallini e Corrado Maria. Paolo Genovese, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni, Alessandro Gasman e Claudia Gerini. Benvenuti. Benvenuti. Ingresso trionfale di Marco Giallini. Velocissimamente il film esce giovedì prossimo esce giovedì prossimo, si sente ora 400 copie e niente, noi siamo felici di aver lavorato ancora una volta con Paolo, con Marco Belardi, esperienza e amicizia, oltre che esperienza di lavoro ormai consolidata. La storia ci è piaciuta da subito, man mano che poi sono venuti si è montato il film con un gruppo di attrici e di attori, così ovviamente lo ha impreziosito ancora di più, quindi non è una banalità o retorica, ma siamo stati felicissimi. In più la qualità, io credo, produttiva sia una cosa che, ecco, permettetemi di sottolineare, perché veramente il film è costato anche abbastanza, perché, anzi parecchio, possiamo dire che è costato 6 milioni, però si vedono tutti. E credo che in un momento del genere una qualità e una ricchezza proprio produttiva di ambienti, di musiche, di tutto proprio, sia molto importante per approntare, per, insomma, per preparare, per lavorare ad un film che abbia tutte le carte in regola, facendo tutti gli scongiuri per far bene. Invece l'abbiamo messa tutta e adesso vedremo con il pubblico. Questa sera ci sarà un'anteprima al Teatro dell'Opera. Voi che avete visto il film ovviamente avete capito il perché, il legame, con un posto molto, molto speciale, un'anteprima speciale, perché insomma non è così. Lascio la parola a Marco se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io ho poco da aggiungere, ecco, il fatto di sottolineare che in questo momento comunque si continua a produrre un film con un budget così importante per cercare di puntare sulla qualità, in modo che lo spettatore vada al cinema a vedere uno spettacolo. Quindi è stata questa un po' la voglia di investire su questo progetto, grazie a Medusa. E niente, spero che il film vi sia piaciuto. Grazie. Allora, domande ce ne sono già, ci date un segno. Marco Spagnoli. Paolo, buongiorno. Rispetto alla conferenza stampa di presentazione, ora è molto più chiaro tutti i legami familiari del gioco con la psicologia e così via. Ecco, quanto ti affascinava raccontare appunto un personaggio romantico come Marco Giallini, che a un certo punto, noi, insomma, il finale non lo dice, è un finale aperto, potrebbe anche aver fatto un sacrificio, insomma, potrebbe anche aver fatto una scelta, insomma, c'è una storia d'amore non consumata, insomma, in qualche maniera, o che non si sa se è vera. Questa è una cosa molto divertente, cioè sulla sceneggiatura, ancora una volta, cioè non è una commedia romantica tout court col finale scontato, ma abbiamo vari dibattimenti. Quindi quanto hai lavorato su questi personaggi, quanto poi ti è piaciuto coinvolgere tutti gli attori poi in modo che non rivelassero l'andamento dei loro sentimenti. Grazie. Ma sai, il lavoro chiaramente sulla sceneggiatura è stato, essendo tre storie intrecciate, maschili, femminili, è stato importante sin dall'inizio, sin dal soggetto, anzi ringrazio Paola Mammini con cui abbiamo scritto insieme, diciamo, la parte femminile che mi ha illuminato su molte cose. È difficile oggi scrivere soggetti originali. Io lo vedo quando ci mettiamo a fare riunioni di sceneggiatura, qualunque idea ti viene è già stata fatta. Facciamo uno che salta da un elicottero e poi diventa una farfalla, l'hanno fatto. Quindi oggi secondo me l'originalità sta o nell'andamento delle storie o nel punto di vista delle storie, e quindi la caratterizzazione dei personaggi.
questi tre personaggi, trovo che per essere una commedia romantica hanno delle originalità, delle particolarità, quindi sempre dei movimenti, il fatto di una lesbica che cambia, il fatto di una storia con un sordo muto, di una ragazzina che si innamora, di un cinquantenne. Parte dell'originalità sta anche nel cercare dei finali diversi, il finale aperto non a tutti i costi, nel caso di Marco il finale aperto è qualcosa che ti lascia qualcosa dentro per pensare, cioè finisci il film e cominci a pensare io cosa avrei fatto se avessi dovuto scegliere tra mia figlia e una donna di cui sono in qualche modo innamorato. Se lo chiudi dai una risposta, se lo lasci aperto permetti in qualche modo una riflessione. Buongiorno, infatti vorrei chiedere anche a Marco che cosa avrebbe fatto lui se si fosse trovato realmente in una situazione così, poi se mi racconti un pochino di questo tuo personaggio che chiaramente io ho visto ma devo usare le tue parole per scriverle, e anche da Alessandro che è abbastanza, insomma, tutti in parte, per cui se magari mi raccontate qualcosa di più del vostro personaggio e tu che cosa avresti fatto, grazie. Io chiaramente sarei andato con l'Angelini, mi sarei portato via l'Angelini, mi sembra scontato. I figli, sono pezzi di cuore, come dicono i napoletani a Napoli, ma insomma, poi capite da soli, ecco. E la carne è debole. Nel secondo caso, svizzeri, come va? Allora, detto questo, il personaggio che mi dicevi, il personaggio, che personaggio era? Che uomo! Io ho tentato di caratterizzarlo un po', visto le cose, insomma, non più. Perché sto parlando a secco, ma la voce arriva, eh? Allora, dicevo, il personaggio, un personaggio che ho visto alcuni film, ho letto alcune cose, ma insomma non sono uno che va in analisi un anno per fare un film, ecco, no? Ma non ho tempo, c'ho due bambini piccoli. E comunque ho cercato di caratterizzarlo un po', essere ancora più dinoccolato di quello che sono, camminare un po' a papera, correre goffamente, insomma ho cercato un po' di dare, con l'aiuto di Paolo Genovese, di caratterizzarlo in qualche modo, insomma di questa goffaggine, insomma, che non mi è propria, ecco. E insomma mi è piaciuto molto, devo dire, quando l'ho visto, questo barbone, questa persona così pacata, insomma, c'ha due esplosioni di rabbia, per modo di dire, insomma, così pacato, così... è una bellissima persona, vorrei avere un amico così, ecco. Buongiorno, io al contrario di Giallini, intanto voglio ringraziare tutti per questa opportunità, grazie, è stato un piacere lavorare con tutti, anche con Coso, con Marco. E, no, io invece, come sapete, entro profondamente nei personaggi e vorrei... ci metto 40 minuti per fare l'analisi del personaggio, so che eravate qui per questo, no? Allora, no, sto scherzando, mi sono molto divertito, voglio ringraziare Claudia Gerini, Marco Giallini e Laura Adriani, che sono i tre personaggi con i quali il mio personaggio, diciamo, si interfaccia, per usare il... E, perché mi sono trovato molto bene, ho lavorato soprattutto con Coso, con Marco Giallini. E la cosa curiosa di quello che è successo, anche grazie al lavoro di Paolo, è che praticamente è come se avessimo un po' sempre lavorato insieme, diciamo, curioso, che abbiamo, infatti molto curioso, abbiamo continuato un discorso che in realtà non avevamo mai cominciato. Per fortuna è finito quando è finito il film, no? Quando è finito il film, il rapporto si è chiuso. Ecco. Durante per la stessa. Esatto. E invece per quello che riguarda i rapporti con le donne, chiaramente è ovvio che avrei optato per tentare, anche grazie all'aiuto dell'analisi, un triangolo importante, solido, duraturo. Credo che sarebbe stato un finale straordinario. Grazie. Il triangolo no. Volevo sapere se questa cosa è voluta, cioè se è stato proprio un tema... quando si è pensato al film, no? Voglio parlare anche di queste diversità. E volevo una battuta sui protagonisti, insomma, sulla Fuglietta, Marchioni. Grazie. Marco. No, sì, chiaramente è voluto, non è casuale. L'idea di raccontare il diverso, ma soprattutto il diverso rispetto a un genitore, no? Perché mi incuriosiva e mi divertiva il fatto che poi rispetto al diverso siamo...
tutti bravi, no? È semplice accettare, essere comunque moderni e democratici, e invece chiaramente poi quando il diverso ti capita nella tua vita, dentro casa, quindi quando ti arriva tua figlia che sta con un cinquantenne o tua figlia, in questo caso il fatto dell'omosessualità è trattato ironicamente al contrario, no? Di solito i genitori rifiutano il gay, non il, la persona può tornare etero, ma insomma il concetto è lo stesso, è sempre una diversità, e così la situazione del sordomuto è, diventa più difficile nella propria vita, quindi si è bravi quando comunque capita agli altri, ma era divertente raccontarlo dentro la famiglia a questo padre, che gli arrivavano queste storie diverse una presso l'altra. E una battuta per ognuno. Dunque, quando Paolo mi ha proposto questo ruolo mi sono subito entusiasmata, perché comunque è un ruolo sia di una diversità che vuole diventare tra virgolette normalità, è abbastanza inedita come versione, è più semplice poter pensare a un etero che vuole diventare omosessuale, se vogliamo, perché comunque penso e ho pensato che una donna omosessuale risolta, perché comunque ha un rapporto molto sereno con questa sua omosessualità, quindi accettata, vuol dire che ha passato un conflitto, anche delle lotte ha fatto sicuramente, tornare indietro, se vogliamo, è complicato, forse anche abbastanza inverosimile, però conferisce a questo personaggio una leggerezza e una tenacia, una volontà reale di cercare la felicità. Per questo io la credo diversa, ma poi non così diversa da una persona che vuole in qualche modo anche la sua carta da giocare nella vita, il diritto, si appella al suo diritto di essere felice, infatti glielo dice, l'orientamento sessuale sì, è una cosa seria, ma io voglio essere felice, voglio cercare la felicità, e questo è giusto, è legittimo, per cui sì, una diversità, ma poi alla fine quando si tratta d'amore siamo tutti paurosamente uguali. Se Vittoria Puccini e Vinicio Marconi. Per quanto riguarda il personaggio di Marta, mi ha subito incuriosito il fatto di, appunto, di mettere in scena il rapporto tra una ragazza udente e un ragazzo sordo, e devo dire che finché non ci siamo trovati a lavorare su questo con Vinicio e con Paolo non era così evidente proprio, appunto, come rendere cinematograficamente questo rapporto, cioè il rapporto tra due ragazzi che per capirsi, per comunicare, devono far ricorso non allo strumento della parola, che è quello che, a cui noi tutti generalmente ricordiamo, ma ad altri strumenti, ad altre vie che possono essere, appunto, quindi lo sguardo, la fisicità, i gesti. E devo dire che poi lavorando, appunto, è stato molto interessante e anche molto, molto magico, nel senso che innanzitutto ho riscoperto anche proprio il potere del silenzio, cioè di due persone che anche solo guardando si riescono a comunicare tanto, e a quanto sia bello anche ascoltare il silenzio, insomma, se così si può dire, e quanta emozione, quanta energia ci possa essere dentro un silenzio. E così come poi anche in chiave di commedia, insomma, trovare tutti i vari modi per comunicare, da scriversi su un bigliettino piuttosto che da indicare dei cartelli stradali per far capire quello che si vuole dire, quello è stato un gioco che ci ha divertito, però credo che proprio, appunto, questo fatto di utilizzare la fisicità e lo sguardo ha fatto sì che si creasse tra i due personaggi poi un rapporto subito di intimità molto, molto forte. Quindi è stato interessante scoprire altre vie per comunicare che non siano, appunto, la parola. Io ringrazio il nostro amico Paolo perché mi ha dato l'opportunità di interpretare un ruolo meraviglioso, e per un attore penso che sia meraviglioso, appunto, avere l'opportunità di mettere in scena un sordo. Non scrivete sordomuti perché si incazzano, si chiamano sordi, come la lingua dei segni va chiamata così e non linguaggio dei segni. Anzi, mi auguro che questo film e questo ruolo possa aiutare queste persone ad avere finalmente il riconoscimento di questa lingua, perché la stanno aspettando da un sacco di anni. E basta. Sì, Laura, ci vuoi? Buongiorno a tutti. Io ringrazio enormemente Paolo per la grande occasione che mi ha dato. Ho amato Emma dal primo provino, perché io credo di essere stata una delle poche a fare il provino, ed è stato molto sofferto. Sono stati 3 provini e poi il maestro mi ha fatto aspettare 3 settimane
prima di dirmelo. E è stata una grande gioia, ho adorato Emma fin dal primo istante. L'avete scritto davvero bene, complimenti. È un personaggio meraviglioso, è pieno di vita e si contrappone totalmente ad un uomo di 50 anni. Cioè fa vedere il grande divario tra una persona di 20 anni che crede ancora in tutto e una di 50 che invece ha un'esperienza addosso che non gli fa credere più a tante cose che a 20 anni si credono, insomma. Inoltre il mio personaggio ha questo padre che in realtà è lui è il suo grande amore, nel senso che fuori mi hanno detto, beh, però per te non c'è il lieto fine. In realtà per me c'è il lieto fine, perché il mio personaggio, almeno secondo il mio punto di vista, per tutto il film cerca l'abbraccio del papà e alla fine ha questo abbraccio. Quindi spero che vi sia piaciuto. Io ho ancora una domanda, la devo fare a Claudio Algerini, che insomma, lui ha detto che si sarebbe buttata pesce, ma insomma, non l'ha detto proprio così, l'ha detto in italiano. Ecco, ti volevo chiedere, intanto, se questo tuo personaggio, cioè lei è proprio così buona, capisce così tutto, perdona tutto, tu perdoneresti nella vita una cosa del genere? Guardare Paolo. No, io diciamo sono così, ringrazio Paolo perché mi ha offerto un ruolo diciamo molto diverso da quelli che io sempre faccio, perché è una donna, come dici tu, molto pacata, inizialmente si vede solo attraverso, diciamo così, nella fantasia o comunque attraverso gli occhi del protagonista, che così idealizza un po' questa donna molto raffinata, molto curata, elegante, che comunque si aggira nel suo quartiere, quindi idealizza un po' questo amore. Poi invece vedremo che è la moglie di una persona che ai lui conosce e quindi non può in qualche modo andare avanti con il suo sogno, cioè non può in effetti corteggiarla come inizialmente magari era così nelle sue intenzioni. Quindi è un personaggio, appunto, io metto sempre molta verve, molta energia, no? Faccio sempre personaggi forse più vitali, un po' più. Questa è una donna elegante, quasi osservatrice o comunque molto pacata nella sua, no? Nella sua vita, con il suo cane, nella sua tranquillità. Questo gli permette di riflettere, perché poi quando si trova a schiaffo in faccia la verità, cioè che il suo uomo poi aveva una relazione che andava avanti da un po' con una giovanissima donna, diciamo così, ha un momento di, appunto, va un attimo a capire, deve guardare in fondo alla sua vita per capire se è quello che voleva, no? Se stava poi con la persona, cioè se valeva la pena comunque aver così dato un amore al suo marito. Però non si sa se in realtà il finale è abbastanza sì, gli dà il cuscino, ma che cosa c'è in quel gesto del cuscino? Che c'è? Non lo sappiamo, nel senso, tu sei convinto che torniamo? Vatti a far curare? No, in realtà, però c'è un'apertura, io almeno l'ho letta così, poi non lo so, non sappiamo, voglio dire, che dici Paolo? In realtà il finale sicuramente aperto, il gesto del cuscino per me è molto simbolico, molte coppie a 40 anni possono perdere l'amore però rimane un affetto di fondo, e sono due cose che vanno su due binari paralleli, ci sono delle coppie che si separano ma rimane un affetto forte, e l'idea di conoscere così bene tuo marito in queste cose poi un po' più tristi della vecchiaia, con meno cervicale, sono inconvenienti insomma, e allora lei comunque quasi in automatico si preoccupa, a me fa molta tenerezza, torna scioccato, probabilmente staranno insieme, probabilmente si lasceranno, non l'abbiamo voluto raccontare, però prima di andare a dormire un piccolo pensiero al fatto che se dorme sul divano gli viene la cervicale, insomma è una cosa che mi scalda molto, poi non è detto che questi due persone rimarranno insieme. No, poi la vita, diciamo, ti porta in genere col cuore, probabilmente con la mente uno perdona, poi col cuore non perdoni mai, no? Io almeno sono di quest'idea che è molto difficile, a meno che non ci sia un rapporto talmente maturo, talmente adulto, che poi capisci, sei molto molto amico del tuo compagno, della tua compagna, che qui riesci a superare alcune cose, però quasi mai, secondo me, nella realtà riesci veramente a ricucire, a ristabilire come se non fosse successo mai niente. Il fatto che tu abbia scritto il libro
cioè prima, insomma, il romanzo su questa, che di solito ha una scrittura più profonda dei personaggi, no? Il romanzo va più a fondo, analizza. Questo ti ha aiutato molto nello scrivere questa sceneggiatura molto ben scritta, come dire, molto precisa, e soprattutto a dirigere degli attori che se lasciati, diciamo, molto misurati, voglio dire, c'è una grande direzione dal punto di vista della regia. Noi siamo, ultimamente siamo stati abituati a vedere dei film in cui gli attori prendono il sopravvento sulla storia, e forse vengono anche usati per questo, e però invece qui c'è veramente, si vede molto la direzione, e vengono fuori davvero le grandi qualità di questo cast. Volevo sapere se il romanzo ti ha aiutato, insomma. Ma guarda, in realtà la cosa più importante per me è la sceneggiatura in un film, quindi è la scrittura. Si dice che sono tre cose, no, fondamentali per un film: una buona sceneggiatura. Ne sono convinto. Più che la scrittura del libro, a me aiuta molto il tempo di riflessione e pesare veramente ogni singola parola, per quello poi sul set ci tengo molto che venga rispettato, ma non per gelosia eccetera, ma perché è importante quello che si dice. E su questo un lavoro anche di documentazione, cioè con Paola quando scrivevamo ci siamo andati a vedere qualunque cosa su internet, sui sordi, sui sordomuti, siamo stati tanto con l'Associazione Italiana Sordi, con Vinicio e Vittoria abbiamo fatto degli incontri, ci siamo letti con loro tutto il copione parola per parola per cercare di capire cosa era credibile e cosa non lo era. Anche sulla parte gay, diciamo, purtroppo è sempre un terreno minato. Io ho visto adesso sulla pagina di Facebook già qualche critica per il semplice fatto di affrontare questo tema. Ci siamo detti chi se ne frega, cioè noi lo affrontiamo, cerchiamo di farlo in maniera sensibile, con attenzione, assolutamente con rispetto, ma senza doverci frenare per questo. Quindi è un film ed è un punto di vista. Ci siamo documentati, parlati, confrontati, immaginato il mondo al contrario di una gay che vuol diventare etero, però lo abbiamo fatto. E così su tutta la sceneggiatura. C'è un lavoro, secondo me, di approfondimento importante sui personaggi, poi può riuscire o meno, però il tentativo è sempre partire dalle storie. Io do la massima importanza alle storie. A quel punto sul set, vabbè, insomma, con loro... ti piace vincere facile, nel senso, non è perché lo dico io, insomma, sono i migliori attori che abbiamo in questo momento, secondo me, in Italia, quindi poi il personaggio, se tu l'hai ben scritto, prende vita. Ma sono diversi perché sono attori, penso che è il concetto di attori, essere altro rispetto a se stessi. No, ti ringrazio molto, è un complimento, io mi ci dedico tanto alla direzione degli attori, e però ho anche la fortuna di avere attori in grado di insomma, di essere altri rispetto a loro stessi. Grazie. C'è un altro protagonista che forse arriva troppo tardi nei titoli di coda, che è Roma. Roma amata, bellissima, si pensa comunque a Sorrentino, a Woody Allen. Perché a Roma? Perché Giallini è un personaggio connotato tipicamente romano, e qual è il rapporto con Roma, che invece noi tutti cittadini soffriamo molto e che pure affascina, continua a affascinare all'estero? Ma è sempre un po' milanese invece. Come vedete la serata mi dirà al Paio. Beh, Roma, perché io amo molto la mia città profondamente, trovo sia meravigliosa, trovo non sia il centro di Roma, non sia stato abbastanza raccontato, perché ce l'abbiamo sempre sotto gli occhi, quindi ci sembra quasi scontato. Poi pensavamo, ma in realtà l'ultimo film è veramente ambientato nel cuore di Roma, boh, andando indietro non è che c'è tantissimo. Ho citato Woody Allen, la scorsa conferenza stampa ho detto, anche Woody Allen non ha avuto tantissimi, non è riuscito a raccontare il centro storico di Roma in maniera esauriente, probabilmente per un sacco di problemi che ci sono effettivamente, di permessi, di viabilità, eccetera, eccetera. Avete scritto genovese due punti, io farò meglio di Woody Allen. No, non mi fate passe figure, nel senso che anche per una produzione americana come quella di Woody Allen è complicato girare il centro di Roma. Il tentativo è riportare Roma comunque al centro di un film,
è una città molto amata, e io ho visto nei nostri film, soprattutto quando, chiaramente per i romani non lo conoscono, ma soprattutto nel resto d'Italia, e quando vanno i film all'estero, il raccontare il nostro paese è molto apprezzato, piace, c'è sete, c'è curiosità della nostra città. E ci sono delle vie che sembrano banali, come Via dei Coronari, che in realtà però poi non vengono fotografate in qualche modo, e quando lo fai ti regalano dei colori, degli scorci meravigliosi di questa città. Se ognuno dei personaggi del libro, del film, eccetera, era già uno degli attori, oppure come hai lavorato con loro, come hai composto il cast del film? Ma c'era, diciamo, finito Famiglia Perfetta, la voglia di fare un altro film con Marco, quindi insomma, sinceramente ci eravamo detti questa cosa, e Francesco è stato pensato su Marco. E poi già dal soggetto, con Marco Berardi, come lui, abbiamo cominciato a pensare chi potessero essere, e devo dire anche in questo caso mi sento molto fortunato, perché in realtà sono stato Alessandro, volevo tantissimo, c'erano problemi un po' di date eccetera, poi alla fine siamo riusciti a incastrarle, quindi, perché veramente ero convinto, ma tu, non è che ci vuole chissà che Marco e Alessandro, non so perché non avessero ancora lavorato insieme, fossero una coppia estremamente, se non altro per la facilità di inquadrarli finalmente nella stessa altezza, però non fosse una coppia divertente, esplosiva. Vittoria è un po' che mi sarebbe piaciuto lavorarci, e poi l'idea di questa libraia romantica secondo me era perfetta per lei. Anche con Anna ci abbiamo provato varie volte a lavorare insieme, questo personaggio anche secondo me era perfetto per lei. Insomma, sono fortunato, sono riuscito ad avere gli attori che volevo. Il cast di Laura è stato complicato, infatti ne ha fatti tre, abbiamo visto tantissime diciottenni, tantissime, ed era molto delicato perché a 18 anni c'è il confine tra non essere troppo comunque sensuale, provocante, ma allo stesso tempo non essere troppo bambina, quindi è stata quella la difficoltà, trovare quel giusto equilibrio di credibilità e innocenza, e trovo che Laura è stata bravissima. Gerini, immagino che è inutile ricevere. Laura era proprio il piacere di rilavorare insieme, ci siamo detti, guarda, in questo c'è questo personaggio misterioso che appare e scompare, non è la protagonista del film, però proprio la voglia di fare comunque una cosa insieme, e abbiamo deciso di farla. Ecco. Vinicio, che ve lo dico a fare? Devo dire che era un ruolo, non ha fatto il provino perché non c'è una battuta, quindi era difficile fargli fare il provino, però no, era un ruolo difficile anche per lui, per me, per tutti, nel senso che nella sceneggiatura ci sono solo intenzioni, descrizioni, ci siamo messi là e abbiamo dovuto veramente inventarlo più degli altri, questo personaggio che non parla, essere credibile, però allo stesso tempo comunicativo, perché comunque qualche cosa doveva arrivare al pubblico, ed è stato però molto stimolante chiaramente sia per me che per lui. Avete domande? Ci sono domande? Ecco, una cosa volevo ringraziare invece, perché è proprio una cosa di affetto, nel senso, nel film come avete visto ci sono tanti camei di amici, da Gianmarco Dognazzi, Edoardo Leo e a Giulia Bevilacqua, Daniele Liotti, eccetera, eccetera, e a me questo proprio affettivamente mi fa piacere, hanno partecipato per amicizia, per stare nel progetto, e sicuramente ognuno di loro ha dato qualcosa in più di importante a questo film. Grazie a tutti, grazie a voi.